Buonasera amici di Outcast e amiche di Outcast, bentornati, sono Giuseppe Colaneri, di nuovo per un gioco, per una demo che ho provato nel festival estivo di Steam, che per chi non avesse seguito il gioco precedente è una sorta di... non potete provare le demo all'E3, ve le facciamo provare su Steam, questa volta con un gioco da me molto atteso, Windjammers 2. Parliamo anche di Windjammers 1, sembrerà anacronistico, ma dagli ultimi esperimenti sulla mia bacheca Facebook personale, a quanto pare ci sono persone che non lo conoscono. Windjammers è un gioco arcade edito anni e anni fa da SNK, la stessa casa dei vari King of Fighters e Metal Slug, per sala giochi, in cui due persone si sfidano su un campo simile a quello di tennis, con tanto di due zone delimitate da uno spazio centrale, una rete che non può essere valicata, con dei frisbee, lanciandosi dei frisbee vicendevolmente, con l'obiettivo di fare gol, perché alle spalle dell'avversario c'è una porta. La porta è divisa in diverse sezioni: le sezioni gialle danno 3 punti, le sezioni rosse danno ben 5 punti. Il match si conclude a chi vince 2 di 3 set, e ogni set si conclude a 12 punti. Esistono altri modi di fare punti, come ad esempio fare in modo che l'avversario non prenda il frisbee facendolo cadere a terra in una zona, in quel caso i punti sono 2. Windjammers è un titolo che è diventato di culto, non l'ho giocato tantissimo in sala giochi, l'ho giocato moltissimo su Fightcade, che è un sistema che permette di giocare via GGPO, che è un network ottimo. I giochi da sala giochi multiplayer, ci ho giocato anche molto in locale con il mio amico Max quando abitavamo vicini sostanzialmente. Di fatto Windjammers torna con Windjammers 2, edito da Dotemu, che si è occupato anche del port del primo sui sistemi moderni, in un'operazione che è molto simile a quella che ha fatto con Streets of Rage 4 recentemente, ovvero riprendendo una vecchia IP storica, mettendoci del suo e creando un nuovo seguito. Come Street of Rage 4, il primo look è strano, è un po' diverso da quello a cui eravamo abituati. Ovviamente non è più in pixel art, ma è uno stile grafico molto cartoon, sempre 2D, che ad alcuni nelle grafiche statiche può ricordare un po' i giochi Flash, quindi non proprio fantastico. Devo dire che invece giocandoci lo stile migliora. Il movimento è tutto molto più fluido, molto leggibile, appunto lo stile grafico molto esagerato serve appunto a dare leggibilità all'azione. Onestamente, da vedere non è poi così tanto male, proprio come Street of Rage 4 alla fine. Windjammers 2 torna con qualche piccola aggiunta, qualche mossa in più, dei personaggi totalmente nuovi, dei livelli diversi, anche se simili al passato, questi qua. Che dire, il gioco è divertente, le aggiunte sono piacevoli, le aggiunte in qualche mossa nuova e qualche soprattutto qualche mossa difensiva particolare delle super mosse. Ciò che al momento, ma siamo in una versione demo, quindi tutto migliorabile, non sembra convincere appieno è il netcode. Un passo indietro, nella demo è possibile giocare solo contro un'altra persona in locale o contro una persona in remoto, quindi online. Non esiste ancora al momento l'intelligenza artificiale dei protagonisti. E giocando online, purtroppo, ho notato un leggero ritardo dei controlli. Ho provato sia con il pad dell'Xbox One che con il mio arcade stick e purtroppo il ritardo c'era in entrambi i casi, quindi non è un problema di incompatibilità di device. E purtroppo il ritardo leggero ma percettibile per me è un difetto che devo segnalare. Io sono un appassionato di giochi competitivi online, di picchiaduro, e Windjammers è molto picchiaduristico da questo punto di vista, e avere dei ritardi che non rispondono subito alla tua azione non è fantastico, specialmente io su Windjammers ho sempre utilizzato personaggi lenti ma che tirano delle belle castagnole di frisbee potentissimi.
E avere invece la reattività mi è fondamentale per posizionarmi e farmi lo scatto al momento giusto e prendere il frisbee lanciato dall'avversario. Ripeto, è strano perché il netcode invece di Streets of Rage 4 funzionava bene, nulla di non implementabile, l'input lag è leggero, si sente ma non è incredibile, non ci sono dei problemi di lag, diciamo a schermo, di personaggi che vanno in starter, di ritardi di questo, è proprio un problema di feeling dei comandi. Tutto migliorabile, tutto perfettibile, speriamo bene perché l'impianto di base c'è, è solido, funziona, è divertente e non vedo l'ora di provare WinGMS 2 in versione completa per potermi sfonnarci online sostanzialmente. Insomma, teniamo le dita incrociate. Alla prossima! Grazie.